Luigi Fraca, 27 maggio 2023 ha il Fondo Monetario Internazionale e non lascia andare e ci infila sul PNRR. L'implementazione completa tempestiva del PNRR italiano è necessaria per aumentare produttività e rilanciare potenziale crescita, legge nota elaborata dagli ispettori Washington nel nostro paese. Secondo l'Organizzazione Monetaria, l'invecchiamento inesorabile della popolazione italiana contrae forza lavoro, rallentando produzione. Ciò richiederebbe ambiziose riforme strutturali che favoriscono produttività. L'obiettivo è ridurre le trappole di disoccupazione e inattività, ridurre l'informalità e ascoltare, evitare e sostenere le aziende in declino. Non solo PNRR, ma anche riduzione del debito. Un piano di riduzione del debito medio termine credibile mitigherebbe ulteriormente i rischi associati al debito, nota a cui ha risposto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Anche il debito pubblico è aumentato in risposta a shock che hanno avuto origini esterne. Ora dobbiamo affrontarlo e lo stiamo riducendo. Durante la settimana abbiamo avuto una visita da delegazione del Fondo Monetario Internazionale che ci ha chiesto questa azione di riduzione. L'impegno è lì, fa parte delle nostre responsabilità. Come se ciò non bastasse, la piccola lezione del Fondo Monetario Internazionale includeva anche politiche ambientali. Per raggiungere gli obiettivi climatici, l'istituzione di Lagarde propone che l'Italia acceleri il passaggio alle energie rinnovabili, cercando l'indipendenza dai combustibili fossili per rafforzare anche la sicurezza energetica. Sebbene l'Italia soddisfacesse le sue esigenze energetiche nell'inverno 202-2023, dovrebbe prepararsi per scenari avversi nel prossimo inverno, incluso il completo arresto del gas russo o ulteriori interruzioni della generazione di energia idroelettrica. Washington rifiuta anche l'idea di tassare i profitti extra delle grandi aziende per raccogliere denaro. Una nuova tassa sui profitti extra della banca potrebbe avere conseguenze non intenzionali. Perché tenderebbe a ridurre i tassi interesse sui depositi, aumentare il costo dei prestiti e ridurre la quantità intermediazione finanziaria a un momento in cui il volume dei prestiti è già calo. Agli economisti Washington non piace nemmeno la riforma fiscale annunciata. In Italia una riforma del sistema fiscale sarebbe auspicabile per migliorare l'efficienza e l'equità. L'invito quello di adottare un modello fiscale incoraggia l'occupazione, abolirà spesa fiscale inefficace, rafforza la raccolta delle entrate, protegge progressività. C'è una nota positiva. Tuttavia, le previsioni indicano che l'Italia crescerà dell'1,1 2023 e nel 2024 quindi accelererà ulteriormente. 2025 anche grazie al supporto del PNRR raggiungerà suo picco di spesa in quell'anno. Anche l'inflazione sta diminuendo, ma il ritorno all'obiettivo del 2 è previsto solo intorno al 2026. In breve, i dati dimostrano bene, ma, ovviamente, FMI non abbastanza.